passate 3 settimane dal primo video messaggio che avevamo deciso di fare e oggi ve ne riproponiamo uno nuovo per darvi dei piccoli aggiornamenti su quello che noi come associazione, come Croce Azzurra, stiamo vivendo ormai a distanza di circa 5 settimane dall'inizio di questa emergenza. Sono molto contenta di comunicarvi che ci sono dei segnali positivi, in quanto noi come soccorritori abbiamo visto in questi 5 giorni ridurre il numero di interventi legati a casi sospetti di coronavirus, e sicuramente questo è un segnale confortante che ci porta a pensare che abbiamo iniziato una fase di miglioramento. Nonostante questo, però, non dobbiamo abbassare il livello di attenzione, anzi, forse è proprio questa la fase in cui tutti noi dobbiamo essere ancora più responsabili e ancora più rispettosi nei confronti di noi stessi e degli altri. Quindi sia noi come soccorritori continuiamo a seguire in maniera molto rigida tutte le disposizioni che vengono emanate e continuiamo a seguire tutto quello che ci viene comunicato per quanto riguarda la nostra attività. Noi come soccorritori, come Croce Azzurra, continuiamo ad essere molto attivi e operativi non solo sul territorio di Almenno e sui paesi limitrofi, ma anche in tutta la provincia di Bergamo, e per questo io devo solo che ringraziare tutti i nostri volontari che in questo periodo di emergenza non si sono mai tirati indietro, hanno sempre avuto il coraggio di venire in sede e di prestare servizio, quindi un caloroso ringraziamento a tutti loro. E poi vorrei ringraziare anche tutti coloro che in questo periodo ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto sia economicamente sia attraverso donazioni. E io purtroppo non posso raggiungere tutti di persona, ma vorrei davvero mandare un grazie a tutti quanti e spero che possa arrivare a più persone possibili. E noi vi salutiamo e vi abbracciamo virtualmente, sperando che poi il prossimo video messaggio sia soltanto un video messaggio di messaggi positivi. Grazie a tutti.